Cristina, sono Nina. Ciao. Io sono a Felizzano. Rocchetta Tanaro. Va bene, se mi dovessi perdere ti richiamo. Ok. Il mio viaggio nel mondo delle mamme lesbiche continua. Mamma Monia mi ha messo in contatto con Cristina, un'altra mamma dell'associazione Famiglie Arcobaleno. Cristina vive e lavora in campagna, vicino Asti. Da un anno ha aperto un bed and breakfast. Ciao. No, era solo per... Ciao. È un posto fighissimo. Sì. Questi sono tutti alberi da frutta. Anche questo è il ciliegio. Domattina ti faccio assaggiare la marmellata. Che cibo! Questo è il mio orto! Sta tutto di 10 anni fa, credo, che ho cominciato a pensare che avevo voglia di andare a vivere in campagna, che insomma ne avevo abbastanza di Milano. È un sogno grosso che si realizza. Insieme poi a quello di Giacomo e... è così. Chi è Giacomo? Giacomo è questo ometto che vive con me, questo gnomo, come lo chiamo io, scusa, è nato con un desiderio ed era il 96, ero alla seconda settimana lesbica a Bologna e c'era ospite la Lisa Saffron, questa personaggio inglese che ha scritto Autoinseminazione, che è questo libro che spiega la Bibbia come funziona l'autoinseminazione. Nel 2000 dico, vabbè, senti, secondo me è il momento. Quindi mi sono messa a cercare un donatore perché avevo scelto la via dell'autoinseminazione. Scusa, ma quando parli di donatore, cercavi un donatore tra persone che conoscevi o in generale un donatore andando in giro per l'Europa? Nelle cliniche? No, io cercavo un donatore, infatti avevo letto autoinseminazione, che non è inseminazione artificiale presso una clinica. Ho preferito di gran lunga cercare un donatore tra le persone che più o meno conoscevo, dopodiché... Cristina mi racconta che il donatore è il fidanzato di una sua cara amica. Le chiedo se Giacomo sa qualcosa di lui o se è rimasto anonimo. No, io ho parlato con lui prima e ci siamo detti è inutile tenere il segreto di Pulcinella. Quindi nel momento in cui Giacomo lo chiederà io glielo dirò e lui era d'accordo su questa cosa. Prima o poi lo chiederà, lui sa chi è, lo conosce il donatore. Quindi sa chi è, prima o poi collegherà le due cose, mi farà la domanda e collegherà le due cose. Cristina è una mamma lesbica e single. Mi racconta una situazione così particolare come se fosse la cosa più normale del mondo. E probabilmente è così. Mi chiedo se il suo bambino la viva nello stesso modo, con la stessa tranquillità. Andiamo a prenderlo all'asilo. Finalmente conoscerò Giacomo. Guarda chi c'è. Ciao. Lei è Nina. Ciao Giacomo. Sta con noi a dormire questa notte? Sì, Giacomo. Che è successo? Ehi. Mamma. 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 Guarda. Come hai fatto? Mi sono fatto male. Come? Per sbaglio qualcuno mi ha schiacciato il dito. Io sono il primo ad arrivare. Romolo, che lei non lo sa. Romolo è un cavallo. È un cavallo? Un pony. Ah, un pony. Te lo faccio vedere? Sì, grazie. Carino, sì. Grazie. Anche questo e anche questo. No, grazie. Hello. Giacomo è un bambino libero, gioioso, affettuoso, ma vive una situazione familiare diversa da quella dei suoi compagni di scuola. Cosa risponde a chi gli chiede dov'è il suo papà? È successo una volta che una sua compagna gli chiedesse ma tu ce l'hai il papà e lui gli ha detto no, non ce l'ho e non l'ho mai avuto e non è neanche morto.
qui. Oh, sai che è preciso. Posso entrare? Ciao. Ciao. You place the flowers in the vase that you bought. Vieni un momento. Ah sì, vengo, scusa. Stavo cantando mentre facevo la pipì. Per sbaglio questo mi è caduto nel gabinetto pieno di pipì. Per sbaglio. Non fa niente. Per sbaglio. Stavi cantando. Io ti ho detto. Per sbaglio. Sei stato bravo a chiamare l'angelo. Dammi la mano. Sei stato bravo. Questa è una roba nuova, sai che non l'abbiamo mai fatta? Cosa? I voltini. Voltini? Adesso prende e fai un rotolino. Che buon odorino. Noi di te ce li abbiamo uguali. Ah sì? Io e te? Sono nata il 20 aprile, faccio il mio compleanno 20 aprile e sono un ariete. Un ariete? Anch'io sono un ariete, lo sai? E la do della mamma mia sono pesci. Ecco. E la de di acquario. La de di chi è? La nonna, zia. Ma dede è una tipa che sta con me. L'acquario. Monica è il sagittario. È la sua fidanzata attuale. Ah, la tua fidanzata? No, la sua fidanzata di dede. Ah, la fidanzata di dede. Così. E così. E anche alla Monica. Così. Alla Dede, alla Monica e alla mia mamma. Tutto quel bene lì. Sì. Giacomo ha un sacco di zie, ex fidanzate di sua mamma, nuove fidanzate delle ex. Le ama tutte in modo incondizionato. Per lui sono un'unica grande famiglia. Ehi, pipì, bidè, denti. Fai tutto, eh? Io rispondo a dei questionari delle volte che mi mandano, no? In lista o così. E ci sono delle domande a cui io non riesco a rispondere, tipo... L'hai detto a tuo figlio? Ma io non gli ho detto a mio figlio. Cosa gli devo dire a mio figlio? Io sono così, lui è sempre vissuto con me, è sempre vissuto così, per lui è una cosa normale che io abbia una fidanzata, perché mi ha visto con delle fidanzate, poi ti ho detto non saranno state delle storie che in qualche modo sono proseguite, però sta bene. Poi in realtà un giorno è venuto a casa da una scuola, stavamo guardando la televisione, si parlava di gay e lesbiche e lui diceva, e gli ho detto, ma lo sai cosa sono? Faccio, sono gli uomini che amano gli uomini e le donne che amano le donne. E lui mi ha detto, ma due uomini non possono stare insieme. E io gli ho detto, ma scusa, ma chi te l'ha detta questa cosa? Cioè, poi io faccio, non faccio la stupita, io sono stupita, no? Un bambino che cresce comunque vedendo delle coppie omosessuali, come fa a venire a chiederti una cosa del genere, no? Tu hai paura che possa essere in qualche modo presa in cosa. Beh, non posso non prendere in considerazione questa cosa. Cioè, tu devi educare tuo figlio alla diversità, che poi sono sempre diversi, che in qualche modo vengono presi di mira, no? Di qualunque tipo, perché non è handicappato, quell'altro è essere umanitario, il figlio della lesbica, ma... E, oppure la lesbica, cioè, proprio. E devi educare i bambini all'educazione alla diversità, inizia da piccolini, non dai preadolescenti. Preadolescenti fanno fatica, secondo me, se mai gli hai detto niente. Guarda lì, che esce lui. Ti amo, mamma. Mi tu. Cosa mi spacchi un dito? Buonanotte. Ciao, Giacomo. Buonanotte. Ciao. Ciao. Buonanotte. Chi è? Sei Giacomo.
Buongiorno. Io mi sveglio con un bacino. Giacomo. Buongiorno. Senti, ma questo pasto si chiama il cuccio perché qualcuno la chiama così. Chi è che la chiama così? Io. E come mai? Cosa vuol dire il cuccio, Giacomo? Vuol dire una bella cuccia dove io quando ho freddo mi metto per scaldarmi. Che bello, è una bellissima definizione. Il cuccio di Cristina e Giacomo ora è anche un po' il mio. Con loro ho avuto la conferma che il figlio di una mamma lesbica può crescere senza difficoltà, felice più di tanti altri. A qualcuno può sembrare strano, ma io credo che Giacomo sia un bambino davvero fortunato. Sono con Giacomo al campeggio. Ti va di raggiungerci che poi andiamo al Gay Pride? Cristina. Corro! L'appuntamento con Cristina e Giacomo è in Toscana. Li trovo che giocano in piscina. Ad una festa grandissima. Oh sì, lo sa che cos'è il Pride? Sì. Cosa c'è il Pride? I carri che portano sulla gente. La gente che? Butta i coriandoli. Ah, che butta i coriandoli, vero? Che poi? Balla. Balla. Anche tu balli. Sono contenta e mi diverto. Si respira una grande armonia. Questa è la bandiera della mamma, giusto? Quella lì è la mia, sì. Che si è fatta il Pride di Roma. Benvenuto a Roma Pride. Ci stiamo avvicinando. Sì, i cartelli dicono che ci stiamo avvicinando, Giacomo. Sento già la musica io. Siamo a 10 km dal Pride. Prima del Pride però dobbiamo mangiare e vediamo Monia con Annina. Va bene? Che sorpresa! È stata proprio Monia a farmi conoscere Cristina e oggi ci ritroveremo tutti al Gay Pride. Comitiva così composta: Monia, Anna, Cristina, Giacomo e io. Ehi, attrice, oggi che c'è la strada. Buongiorno. Dov'è quella rosa di Giacomo? Quella rosa? Manifestazioni dorme sempre. Anzi, facciamo audience. Ciao. Arrivati. Bello essere qui con Anna e Giacomo e le rispettive mamme.
Mi guardo intorno e penso che oggi tutti sono felici. Eppure, ognuna di queste persone per arrivare qui ha sicuramente dovuto superare tanti pregiudizi, tante difficoltà. Come Cristina, come Monia, come tutte le amiche che ho incontrato in questo mio viaggio. Viaggio di Lina? Wow! Bellissimo! Ciao! Sei un mito! Piacerissimo! Tutti dovremmo avere il diritto di scegliere chi amare. Questi ragazzi e queste ragazze sono qui per urlare che non bisogna avere paura di vivere secondo i propri desideri. Anna e Giacomo ne sono la prova. Oh, volevo telefonare. Vivi! Vivi! Pepe, da poi io ballo con pizze lunghe. Va bene.